Materiali. Come creare e gestire i materiali in Blender, e in particolare utilizzando Cycles, il motore di rendering più recente di Blender, perché è bene ricordarlo, cambiando motore di rendering, anche il sistema per l'elaborazione e la creazione dei materiali cambia. Per rendere più chiara l'esposizione, stiamo lavorando su un file dove sono state introdotte alcune modifiche per rendere la scena più facilmente leggibile. In particolare è stato inserito un piano che serve da base di appoggio degli oggetti che andremo a creare. È stata impostata una luce solare attraverso un oggetto lamp sun, ed è stato aggiunto uno sfondo, quindi un background, che produca un po' di luce alla scena. Per cambiare lo sfondo è possibile farlo dalla sezione World della Property Window. Bene. Dunque, per assegnare un materiale a un oggetto è sufficiente selezionarlo e andare nella sezione dedicata ai materiali della Property Window e cliccare sul tasto New. Ecco, come vediamo, viene creato un nuovo materiale di cui è possibile modificare il nome, di cui è possibile vedere un'anteprima aprendo la sezione preview, e di cui è possibile invece modificare, leggere le caratteristiche e modificarle nella sezione Surface, ovvero la sezione che appunto restituisce come verrà percepita la superficie dell'oggetto e quindi di fatto il materiale. Ecco, come vediamo nel campo Surface, il valore indicato di default è diffuse BSDF. Ora, con BSDF si intende l'algoritmo, quindi la funzione matematica, che descrive il comportamento della luce rispetto al materiale. E infatti, in base a questo comportamento che percepiremo l'effetto di un materiale piuttosto che di un altro. Cycles descrive un numero, una decina di algoritmi simili. In genere vengono definiti shaders. Ognuno di questi, appunto, descrive un tipo di materiale. Facciamo qualche esempio. Ecco, quando i raggi luminosi colpiscono l'oggetto e vengono riflessi in maniera regolare e uniforme, secondo un angolo di riflessione preciso, quindi rimbalzano sull'oggetto, ecco, in questo caso avremo l'effetto di un oggetto riflettente, come uno specchio. Nel caso in cui invece il raggio luminoso attraversa l'oggetto e fuoriesce da un'altra parte, l'effetto risultante sarà quello appunto di una trasmissione della luce e dunque di un oggetto trasparente come il vetro, come l'acqua. Nel caso in cui invece il raggio luminoso, una volta che incontra la superficie, viene riflessa secondo più direzioni in maniera non omogenea, sparpagliandosi nello spazio, quindi avremo una distribuzione diffusa dell'energia luminosa che proviene appunto dalla sorgente, ed è proprio lo shader diffuse quello utilizzato maggiormente, perché di fatto è questo il comportamento che hanno sostanzialmente tutti gli oggetti opachi che ci circondano, quindi la terra, le pietre, il legno, l'intonaco,
tutti gli oggetti che appunto non sono riflettenti o trasparenti sostanzialmente appunto rispondono a questo tipo di comportamento. E quindi il materiale applicato in partenza quando viene creato un nuovo materiale su Blender è appunto un materiale di tipo diffuse. Sarà poi possibile dai campi sottostanti, sempre nella property window, definire altre caratteristiche come la rugosità piuttosto che il colore. Diamo un nome al materiale appena creato, per esempio lo chiamiamo cubo, e creiamo un nuovo oggetto. Quindi Shift A, inseriamo un nuovo cubo, e lo scaliamo per farlo diventare una lastra. Andiamo nella sezione materiali della Property Window e clicchiamo su New per creare un nuovo oggetto, un nuovo materiale. In questo caso proviamo a scegliere un altro shader, quindi clicchiamo su Surface e andiamo su Glossy. Glossy sta per lucido. È sostanzialmente lo shader che definisce e descrive il comportamento dei materiali riflettenti. È infatti possibile vedere dall'anteprima come di fatto la nostra lastra è diventata uno specchio. Sarà possibile anche in questo caso definire un tono, quindi un colore, e eventualmente una rugosità. E in questo caso la rugosità produce, come se fosse appunto una lastra satinata, produce una sfocatura dell'immagine riflessa. Chiamiamo dunque questo materiale specchio. Proviamo a creare un ulteriore oggetto, Shift A, Mesh, in questo caso aggiungiamo una sfera. Ecco, nella sezione materiali sarà possibile quindi cliccare su New per creare un nuovo materiale, oppure cliccando sull'icona che corrisponde appunto al materiale, scegliere uno dei materiali già presenti nella scena. Per esempio, potremmo cliccare su quello appena creato, specchio, e così applicare lo stesso materiale della lastra anche alla sfera. Se vogliamo avere una rappresentazione meno sfaccettata della sfera, potremo modificare dalla toolbar, quindi dalla tool shelf, tasto T. Potremmo modificare lo shading cliccando su Smooth. Così apparirà più liscia. È chiaro che in questo modo due oggetti sono collegati allo stesso materiale, il che vuol dire che cambiare le proprietà del materiale su uno degli oggetti produce la modifica anche dell'altro oggetto che fa appunto link, fa riferimento allo stesso materiale. Cancelliamo il materiale specchio dalla sfera cliccando sul tasto X e creiamo un nuovo materiale, in questo caso utilizzando come shader lo shader Glass, che come è facile intuire produce l'effetto di un vetro, ovvero un oggetto trasparente.
che ha in più quello che viene definito index of refraction, indice di rifrazione, ovvero questo valore che descrive il modo in cui i raggi che attraversano l'oggetto, cambiando direzione, deformano l'oggetto che si vede attraverso la sfera. Ogni materiale, l'acqua, i gas, i liquidi, ha in genere un proprio indice di rifrazione. L'indice di rifrazione di base è 1 e sta ad indicare l'assenza di deviazione dei raggi visuali e quindi non avremo deformazione guardando attraverso l'oggetto appunto trasparente. Anche in questo caso diamo un nome significativo al materiale. È possibile, selezionando un oggetto, attribuire ad esso più di un materiale. E per farlo sarà necessario cliccare sul tasto più di questo campo dove è possibile creare diversi slot e assegnare al nuovo campo appunto il materiale che sarà materiale di nuova fattura o magari un materiale già creato. Per assegnare una parte della mesh, una parte della geometria a questo nuovo materiale, sarà necessario entrare in Edit Mode, selezionare le facce che vogliamo, appunto, a cui vogliamo attribuire il nuovo materiale, selezionare il nuovo materiale e cliccare su Assign. In questo modo quindi abbiamo assegnato ad una sola delle 6 facce del cubo il materiale riflettente. Bene, facciamo un passo ulteriore. Infatti, va detto che benché sia possibile modificare dalla Property Window le proprietà di un materiale, sia possibile anche realizzare materiali più complessi dei semplici materiali di base, tuttavia non è il luogo ottimale per farlo. Per questo esiste uno spazio su Blender che si chiama Node Editor ed è richiamabile dalla finestra che ci permette di selezionare il tipo di finestra appunto che vogliamo attivare, quindi Node Editor. È uno spazio appunto dedicato alla elaborazione dei materiali. In realtà non solo, attraverso questo stesso spazio, per esempio, è possibile modificare e creare lo sfondo piuttosto che fare quell'operazione che viene chiamata compositing, ovvero sostanzialmente la post-produzione dell'immagine renderizzata. Diciamo che nel nostro caso, comunque, ne vediamo appunto l'utilizzo limitatamente all'elaborazione dei materiali. Di cosa si tratta? Si tratta di uno spazio bidimensionale dove è possibile muoversi utilizzando il tasto centrale del mouse, analogamente a come avviene nella 3D View, quindi con la rotella per fare un zoom, mentre tenendo premuto il tasto centrale del mouse è possibile fare un panning. E all'interno di questo spazio è possibile operare con delle
degli elementi che vengono definiti nodi, ovvero questi campi, e sono trascinabili utilizzando il tasto sinistro del mouse e trascinandoli liberamente nello spazio, ognuno dei quali rappresenta l'elaborazione di un'informazione, sostanzialmente la creazione di un materiale che può essere anche molto complessa, deriva dalla combinazione di più nodi, ovvero di più operazioni. Come vediamo, per esempio, selezionato il nostro cubo, avremo il materiale, in questo caso, ecco, selezionando il materiale principale del cubo, vedremo i nodi che lo definiscono. In particolare il nodo diffuse, che chiaramente contiene le informazioni legate a questo tipo di shader, quindi in questo caso per esempio il colore che abbiamo attribuito, e il nodo Material Output, che è il nodo che dovrà sempre essere presente perché è quello che sostanzialmente traduce in effetto l'elaborazione che abbiamo realizzato prima. Proviamo, per capire meglio il funzionamento di questo sistema, a creare un nuovo materiale. E per farlo selezioniamo il piano di base della nostra scena e clicchiamo su Nuovo materiale, o nella Property Window, o su direttamente nel Node Editor, al tasto corrispondente New. Diamo un nome riconoscibile. Anche in questo caso, come vediamo, sono apparsi due nodi, il solito shader diffuse e il material output, quindi il nodo che ci permette di rappresentare l'elaborazione eseguita. È importante notare come tutti i nodi presenti nel Node Editor sono caratterizzati dalla presenza di alcuni, vengono definiti socket, alcuni attacchi dalla parte sinistra o verso destra. Sono appunto dei nodi attraverso cui trasmettiamo le informazioni elaborate da ogni singolo nodo in ingresso e in uscita. Proviamo a spiegarci con un esempio. Proviamo ad esempio a inserire dei nuovi nodi. Per aggiungere un nuovo nodo basterà utilizzare il solito comando add, quindi Shift A, e in questo caso scegliamo come nodo il nodo input RGB. Si tratta, come è facile immaginare, di un nodo che elabora, produce un'informazione cromatica. Per esempio, sarà possibile scegliere un colore come questo blu. Aggiungiamo un nuovo nodo, Shift A, e ancora RGB. In alternativa, cancello il nodo presente col tasto X, il nodo selezionato. È possibile duplicare con gli stessi comandi che conosciamo già dall'utilizzo nell'ambito della modellazione. È possibile duplicare i singoli nodi. Quindi, in questo caso, selezionato il nodo RGB, possiamo cliccare su Shift D per duplicarlo e cambiamo il colore, portandolo per esempio a questo rosso. Ecco, adesso abbiamo queste due informazioni. Quello che possiamo fare è aggiungere un terzo nodo, quindi Shift A, di tipo Color Mix RGB, che, come è facile intuire, è un nodo che ci permette la combinazione, la miscelazione di più toni, di più informazioni cromatiche. E quindi cosa facciamo? Colleghiamo il socket di uscita dei due nodi RGB, semplicemente trascinando dal pallino in uscita del singolo nodo al pallino in ingresso del nodo Mix RGB e rilasciando.
In questo modo quindi abbiamo informato il nodo che serve a miscelare i due colori attraverso altri due nodi che appunto contengono quelle informazioni. Il risultato, l'esito, sarà quello contenuto in quest'altro socket. Da qui quindi tiriamo fuori una nuova linea di collegamento e lo andiamo ad attaccare all'ingresso, all'input del colore del nostro shader diffuse. Come vediamo, il colore risultante, come era anche abbastanza facile immaginare, è un colore viola derivato dalla miscelazione appunto del rosso e del blu. Avremo in qualsiasi momento la possibilità di modificare questi parametri, modificare questi valori, per esempio modificando il fattore di percentuale di un colore rispetto all'altro. O ancora cambiando un colore, quindi cambiando gli input. Quello che possiamo quindi dire è che nel Node Editor lavoriamo attraverso la discretizzazione delle operazioni necessarie alla composizione di un materiale, in questo caso, e quindi formalizziamo il processo creativo, il processo compositivo. Possiamo paragonare questo processo all'elaborazione di una pietanza, dove avremo una serie di ingredienti, quindi una serie di elementi di input. L'elaborazione di questi ingredienti, la cottura, il taglio, appunto la miscela degli ingredienti e il risultato finale, quindi appunto la pietanza, l'output del nostro materiale. Ecco, a questo punto proviamo a mettere in atto in maniera un po' più mirata questi argomenti, questi contenuti che abbiamo espresso, cercando di dare più senso appunto al materiale per la nostra base. Cancelliamo col tasto X, selezionando ogni nodo e cliccando quindi sul tasto X, i nodi che non ci servono, manteniamo solamente il nodo diffuse e l'output e proviamo ad aggiungere un nodo che ci permetta di rendere il nostro materiale non solo un materiale che ha un determinato colore, ma anche che sia un po' riflettente. Ovvero aggiungiamo un ulteriore shader, in questo caso lo shader glossy, e cerchiamo di miscelare i due shader. Per farlo aggiungiamo un terzo shader, quindi Shift A Shader, Mix Shader, che appunto ci permette di combinare più shader. Se posizioniamo un nodo tra due nodi già collegati, il programma automaticamente tenderà a inserirlo appunto nella linea di collegamento, nel flusso rappresentato. Colleghiamo il nodo Glossy a uno dei due input del nodo che miscela appunto le due componenti e come vediamo il materiale è diventato più riflettente, senza tuttavia perdere la componente cromatica del nodo diffuse. Se vogliamo, per esempio, possiamo rendere più scuro il colore della base e percepire meglio quello che è l'effetto di riflessione che viene portato dallo shader glossy. Bene. Proviamo adesso a inserire una texture, ovvero inserire un'immagine per rendere, ad esempio,
l'effetto di un pavimento in legno, con doghe di legno. Per farlo, cosa faremo? Aggiungeremo un nuovo nodo, Shift A, Texture, Image Texture. Dal tasto Open potremo scegliere la texture, che in questo caso è la texture di un pavimento appunto a doghe di legno. Sostanzialmente possiamo considerare la texture l'elemento cromatico che caratterizza uno shader diffuse. E quindi cosa faremo? Collegheremo il socket di output del nodo Image Texture all'ingresso, all'input colore dello shader diffuse. Ecco, diciamo che l'effetto non è quello immaginato. E questo perché abbiamo sì definito qual è il colore, quindi l'immagine che dovrà essere applicata sulla nostra geometria, ma non abbiamo definito il verso, ovvero il modo attraverso cui un'immagine bidimensionale si relaziona all'oggetto tridimensionale. Quello che sostanzialmente dobbiamo fare è definire la mappatura, appunto questa relazione tra immagine bidimensionale e oggetto tridimensionale. Per farlo sarà necessario definire il vettore che permette all'immagine di sapere in che modo posizionarsi sull'oggetto. E quindi aggiungiamo un nuovo nodo, in questo caso sarà un nodo di input che si chiama Texture Coordinate. Qui avremo tante possibilità per definire come mettere in relazione l'immagine e la geometria. Senza entrare nello specifico, selezioniamo la modalità Generated e colleghiamolo col vettore di ingresso della texture. Ecco, come vediamo, adesso il risultato è più coerente con le aspettative. Diciamo che al momento la presenza della riflessione data dal nodo Glossy è un po', disturba un po' la percezione, e quindi abbiamo la possibilità di collegare direttamente il nodo diffuse allo slot di output surface e quindi temporaneamente isolare la parte di miscela con il nodo Glossy. Bene, diciamo che il risultato appunto è abbastanza valido, abbastanza funzionante. Mettiamo però che è nostra intenzione disporre le doghe di legno secondo un'altra direzione e magari averne di più, ovvero avere una dimensione più piccola di ogni doga. In questo caso quindi aggiungeremo un nuovo nodo. Shift A, in questo caso dobbiamo andare nella menu Vector e cliccare su Mapping. Inserirlo tra il nodo Texture Coordinate e Image Texture e a questo punto abbiamo gli strumenti per poter cambiare il vettore che informa il modo in cui la texture verrà applicata sullo shader. Il discorso chiaramente comincia ad essere complesso, ma si tratta, come per ogni cosa, di un sistema di logica entro cui bisogna entrare. Una volta entrati, questo non è più così complicato come può apparire ad una prima osservazione.
In questo caso, per modificare i valori, è conveniente selezionare il campo texture e quindi per ruotare la texture di 90 gradi, ad esempio, andremo sulla sezione rotation e qui cliccheremo nel campo Z90, mentre se vogliamo ridurre la dimensione appunto della texture andremo nella sezione scale e qui per esempio possiamo dimezzare, quindi scrivendo 0.5, la dimensione delle x e delle y. Si può anche fare sulle z, anche se in questo caso chiaramente non ha alcuna rilevanza trattandosi di una texture bidimensionale. Il risultato adesso è più interessante. Bene, diciamo che il materiale potrebbe essere ulteriormente perfezionato, ulteriormente raffinato, magari inserendo l'effetto della venatura del legno, mettendo in rilievo le doghe rispetto alle fughe o applicando una leggera lucidatura. Diciamo che queste operazioni tuttavia esulano dalle ragioni di un video che vuole essere di introduzione al sistema dei materiali. Però diciamo che portando avanti il lavoro si può arrivare facilmente, aggiungendo quindi altri nodi, a un materiale come questo, che quindi presenta tutti gli effetti che abbiamo poc'anzi descritto. Come vediamo, si tratta chiaramente di una composizione che può essere anche molto molto elaborata. Quello del Node Editor è sicuramente un sistema molto interessante e molto potente per realizzare materiali. Tuttavia non è sempre intuitivo. Per questo è consigliabile, oltre all'esercizio, oltre alla curiosità che deve spingere appunto l'elaborazione di diversi materiali, collegando nodi e vedendo l'effetto che viene prodotto, un buon modo per capire appunto le logiche di questo spazio è quello di studiare dei materiali già realizzati da altri utenti. Naturalmente in rete esistono delle risorse disponibili gratuitamente e in particolare cito quella rappresentata da blendswap.com, che è un grosso archivio di modelli realizzati dagli utenti rilasciati in Creative Commons, liberamente scaricabili attraverso iscrizione, chiaramente gratuitamente. Tra questi modelli abbiamo diverse categorie attraverso cui vengono raccolti i modelli. Tra queste categorie abbiamo anche una categoria appunto dedicata ai materiali e qui è possibile vedere appunto degli esempi di oggetti che possiamo tranquillamente scaricare e utilizzare come base per una libreria.